torniamo a parlare dell'incidente mortale ad Alcamo, torniamo su questa tragedia a 3 giorni dall'accaduto, proprio perché oggi a Partinico c'è stato l'ultimo saluto a Francesco Provenzano, di 13 anni, vittima dello schianto sulla A29. Con lui c'era anche il fratellino di 9 anni, che ancora oggi è in gravissime condizioni, e il padre Fabio, di 34 anni, alla guida della sua BMW. Celebrati stamani i funerali di Francesco, la cui salma fu subito restituita alla madre nella casa vicino al municipio. È per tutti noi oggi un momento di grande dolore, proprio perché tutta questa comunità partinicese, e non solo, si raduna attorno a un suo figlio, a un giovane suo figlio. Si raduna per interrogarsi, per pregare, si raduna per esprimere ancora una volta l'onnipotenza dell'essere comunità salda, che diventa famiglia vera. Il nostro sguardo si posa su questo feretro, ma noi oggi siamo chiamati ad andare ben oltre, a non lasciare che il nostro sguardo si fermi all'evidenza di questa tragedia, proprio perché siamo anche una comunità cristiana, ed è proprio questa la forza che noi troviamo oggi nel sapere che il piccolo Francesco continua ad esistere, continua a vivere in altro modo, continua ad essere presenza, lo sarà per coloro che qui su questa terra lo hanno conosciuto, lo sarà per il suo quartiere, per i suoi amici, per i compagni di scuola. Continuerà ad essere presenza di amore. Strazio, dolore, rabbia, frustrazione per una tragedia che ha coinvolto e spezzato in breve tempo due giovani vite legate da un indissolubile vincolo, quello di essere fratelli. L'ultimo saluto al tredicenne è stato reso alle ore 11 a Partinico. L'auto guidata dal padre pare andasse ad altissima velocità. L'uomo, prima dello schianto, stava registrando una diretta Facebook. L'impatto è stato violentissimo. L'auto, ridotta ad un ammasso di lamiere, non ha risparmiato l'uscita dalla vettura dei due bimbi privi di cintura di sicurezza. Omicidio stradale, questa l'ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Palermo a carico di Fabio Provenzano, 34 anni, di Partinico ma residente ad Alcamo, alla guida della BMW che si è ribaltata venerdì scorso, poco prima della mezzanotte, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Alcamo Est. Si attendono adesso gli esami tossicologici per capire se Fabio Provenzano era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.